Ciao, sono Marco Valerici, creatore del modello di Cult Yourself Coaching per aiutare le persone a uscire dall'ipnosi collettiva. Come vedi, per la prima volta oggi in questi video su Facebook abbiamo un ospite, è il mio collega e amico Xavi Pirla Llorens, che è il master trainer spagnolo, l'unico master trainer in Spagna, e l'ho invitato perché, come sai, tra qualche giorno, 2 settimane, saremo a Barcellona e faremo prima, io ti do un corso di 2 giorni per spiegare quello che farà il dottor Richard Bandler, e poi Xavi insieme al dottor Richard Bandler terranno un corso che è I segreti dell'essere felici. Quindi chiediamo un pochino a Xavi perché partecipare. Why participate in Barcelona, coming to Barcelona? Well, I think that to have Richard Bandler in a seminar is an opportunity that no one can miss. First of all, because it's a co-creator of NLP, and just because of that, it's a good idea to come. Secondly, because we are going to talk about the secrets of being happy. It's not about, the secrets of being happy is not about little tricks, how to do's. It's more about how the brain works and how to make it work better. So Richard and me, we are going to talk about how you can be happier, how you can help your clients, if you're a coach or a therapist, how to help your clients to be happy. I need to remember what you say, so I'm gonna translate. Allora, prima di tutto, avere Richard Bandler in un seminario è una grandissima opportunità, e ascoltarlo insieme sarà fantastico. In più c'è proprio un discorso di come lui lavora e dell'argomento che faremo insieme, che tratteremo insieme, che è non è semplicemente una serie di trucchi, è proprio il come funziona il cervello e come farlo funzionare per vivere momenti di felicità. Quindi, che cosa farete insieme in questo seminario? What are you going to do exactly? Well, as you know, with Richard is always an adventure because he's so good and he has been working in this for so long. You can expect from Richard a lot of stories, a lot of knowledge, a lot of different ways to understand how is the world and how it works your brain, that's for sure. Ok, ci dice Xavi che con Richard è sempre una sorpresa, quindi ci si possono aspettare prima di tutto grandissima competenza e poi anche un sacco di storie, un sacco di saggezza su come funziona il cervello, su come funziona il mondo e su come migliorare la nostra vita. Quindi assolutamente un qualche cosa a cui è veramente importante partecipare, e in più, come dice Xavi, non è facile comprendere immediatamente tutto quello che sta facendo Richard, e per questo nei 2 giorni precedenti faremo 2 giorni intensissimi insieme, proprio per prepararci, per arrivare e veramente assorbire il massimo da quello che fa Richard. Un'ultima domanda che in questo momento non mi ricordo, ma va benissimo, l'avevamo concordata assieme ma mi è passata di mente. So exactly what's the plus of this of being in Barcelona, and Barcelona in June is great. Barcellona in giugno è grandiosa, e quindi perché, qual è il plus di questo seminario? Per esempio, qui sta piovendo, non so se vedete, piove. It's raining. And, well, capisce l'italiano. Yeah, sì, sì. I think Barcelona in June is the best time in the whole year to go to Barcelona, honestly, because it's spring, the weather is mild, it's sunny. And it's you know that the food is absolutely amazing. You are Italian, and the food in Italy is also very good. And it's like Mediterranean food, and you can enjoy an amazing, amazing time there. Okay. Tutto chiaro, no? Cioè, no, vabbè, sì, lo traduco adesso. Allora, prima di tutto, giugno, Barcellona è meravigliosa. È il momento migliore dell'anno, non solo perché c'è questo seminario, questo corso, ma perché c'è il sole, c'è un clima mediterraneo, poi il cibo è fantastico. Ovviamente il nostro cibo in Italia è ottimo, ma anche a Barcellona e anche il cibo spagnolo è veramente fantastico. Quindi è una grandissima opportunità per stare insieme, per imparare, per un'avventura, per un'avventura in stati di trance, questo lo aggiungo io, non l'ha detto lui, ma lui è sicuramente d'accordo. Con questo ringrazio Xavi e ci vediamo tutti a Barcellona, vi aspettiamo. Grazie e arrivederci. Ciao!